Buonasera e benvenuti alla conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti. E vi ringrazio per essere qui e inizierei subito con un video. Un video realizzato all'interno del nostro stadio insieme ad una famiglia, diciamo, speciale composta da Giuseppe e Anna Maria, che sono da 60 anni che sono abbonati, ma come anche la signora Paola, Luisa, che accompagnano Francesco a vedere le partite sia in casa che fuori, come Riccardo e Lorenzo e anche due bambini che si sono prestati di 9 anni, tifosissimi, alla realizzazione del video. Durante la registrazione ognuno ha raccontato del proprio amore per il grifo. Io mi abbono perché sono fedele a Perugia. Perugia è come quando uno aspetta un bambino. Quando è nato lo segui, lo coccoli. Quindi finalmente abbiamo qualcuno che ci dà fiducia, su cui riporre la nostra fiducia. Secondo me Perugia ha fiducia perché ti può sempre fidare del Perugia. Io tifo il Perugia perché sono nato, è una bella squadra e ci sa fare. In televisione magari la partita la vedi meglio perché sei da solo e fanno il replay, ma a me mi ha gusto vivere la partita. Abbono perché voglio rivivere tutte le emozioni di quando si fa gol. Io mi abbono perché il grifo non si discute, è la mia passione di vita. Io mi abbono per vivere questa avventura, per vivere l'atmosfera dello stadio. Io mi abbono a Perugia perché sono innamorata del grifo. Grazie. Allora, Presidente, che cosa significa per lei i tre termini fedeltà? Che cosa significano per lei i tre termini fedeltà, fiducia e passione? Beh, spiegare io cosa significano questi termini, insomma, penso che sia la risposta più scontata che ci possa essere, perché credo che ognuno di voi, ognuno di noi sappia il significato di queste splendide parole, di questi splendidi aggettivi. Diciamo che questi aggettivi li abbiamo voluti accostare al Perugia, quindi prendono un doppio significato, che è quello di questo inizio, di questo nuovo inizio della campagna abbonamenti 17-18. Io posso dire soltanto questo slogan, che è per quello che mi riguarda, la mia persona. Il mio slogan è: io ci sono. Per il 7° anno io sono sempre qui, sono insieme a voi, spero di poterci essere tanti altri anni, ma sicuramente oggi io ci sono. Molte volte mi chiedo ancora perché qualcuno non debba crederlo che io ci sono, però evidentemente questa è la mia storia, questo è il mio calcio e ogni anno è giusto che io dia testimonianza che non mollo, che non voglio assolutamente vendere la società, che sono fermamente convinto che questa società possa ancora migliorarsi, sono fermamente convinto che tutti noi insieme possiamo far migliorare il Perugia. Quindi spero che con queste mie parole posso dare il messaggio giusto. Adesso, secondo me, è molto riduttivo legare a questa giornata il progetto tecnico. Ma perché dico questo? Perché io ho di fronte a me una persona che è abbonata da 60 anni al Perugia. Io quando sento 60 anni e poi moltiplico per i giorni e poi moltiplico per le ore, per i minuti che questa persona ha vissuto per la sua squadra, perché
ovviamente parlo di una persona che è nata a Perugia, quindi sto parlando di una squadra della sua città. Allora poi mi chiedo perché io dovrei andare a spiegare il progetto tecnico. Io penso di offendere questa persona, perché se veramente una persona dell'età di 80 anni, 75 o addirittura 90 ancora ha la voglia, ancora ha la possibilità di seguire questa società, io lo offendo a chiedergli di abbonarsi per il progetto tecnico. E infatti mi hanno risposto loro, perché a uno di loro sei ho chiesto: ma perché lo fa, signora? Dice: guarda che io a te ti voglio tanto bene, ma per me non esisti te, non esistono giocatori, non esistono allenatori, io mi abbono perché amo il Perugia. E questo va a prescindere da quello che lei oggi dirà in conferenza stampa, perché lei può dichiarare quello che vuole, può anche dichiarare che non c'ha i soldi per fare la squadra, io mi abbono lo stesso perché io sabato o quando inizierà il campionato mi sentirei male se non stessi seduto o seduta su quel gradone. Questo è il senso, questa è appartenenza, questo è amore, questa è fedeltà, passione, e questo è dire a tutti voi: io ci sono. Perché? Perché io la penso totalmente come queste persone che ho davanti. Adesso, no, grazie a te, ma grazie veramente a te, perché io sono soltanto 7 anni che usufruisco della tua bontà. Però ti ringrazio a nome di tutti gli altri presidenti. Ti ringrazio a nome di tutti gli altri presidenti, perché ce ne stanno altri 53 che dovrebbero, insomma, ringraziarti. No, ci sono altri 53 anni di abbonamento, quindi credo che la tua storia sia molto, ma molto più importante della mia. Detto questo, è anche giusto rispondere alla curiosità del tifoso, perché badate bene, io non voglio minimizzare quello che è il progetto tecnico, ci mancherebbe altro, però non posso metterlo al primo posto, io voglio sempre e comunque mettere al primo posto altri valori. Ecco perché la nostra campagna quest'anno si chiamerà Fedeltà, Passione, ma io vorrei mettere coraggio, amore. Vorrei aggiungere altri 100 aggettivi, ma tutti incentrati a quello che significa un qualcosa che va al di là del risultato sportivo. Progetto tecnico, signori. Io, guardate, ho passato questo mese a stare attento a quello che avrei detto oggi, perché poi nel bene e nel male viene usato sempre da qualche furbacchione per poter magari o criticare o magari in qualche altro modo poter dire l'avevo detto io, no, questa, ok. Cosa vi dico, signori? Io vi dico quello che penso veramente. Il mio progetto tecnico è migliorarmi. So che sarà un'annata difficilissima, perché siamo arrivati quarti, perché abbiamo fatto un grande campionato, perché siamo stati ad un passo dal raggiungere il sogno di tutti noi, che poi è più il mio che il vostro, perché il Perugia, non dimentichiamoci che ha fatto 13 anni già di Serie A, perché ogni volta parlare di questo benedetto sogno sembra quasi che questa squadra non l'abbia mai fatta la Serie A. Questa squadra l'ha fatta per ben 13 anni e l'ha fatta pure da protagonista. Quindi per rispondere a qualchedun altro, io dico che il Perugia esiste, è anche rumoroso, ed esistiamo perché siamo presenti. Perché il Perugia Calcio è presente nel calcio italiano in maniera importante da più di 100 anni. Quindi mi voglio migliorare, voglio riuscire a fare anche meglio di quello che abbiamo fatto quest'anno. Quindi mi impegnerò al 110% per far sì che questo accada. Se poi queste mie parole a fine anno verranno usate in qualche modo per criticarmi, ben vengano le critiche, anzi vi posso dire che non me ne frega assolutamente niente, ma io non posso venire qui a testa bassa e a dire ho paura o di qua, ho paura di là, stiamo attenti, no, non ce la faccio. Perché? Perché siamo il Perugia e questa società, finché sarà alla mia guida, non partirà mai per progetti non ambiziosi.
Quindi faremo una squadra che riteremo forte, prenderemo dei giocatori che noi crediamo che servano in questo momento e speriamo che faremo le scelte giuste. Questo è il progetto tecnico, signori. Adesso, chi ci ama e sente il bisogno di abbonarsi, lo faccia con il cuore, venga insieme a noi a soffrire, se ci sarà da soffrire, venga insieme a noi a gioire, se ci sarà da gioire. Ma una cosa ci tengo a dirla, io starò là. E sicuramente se il Perugia non dovesse farcela ad ottenere risultati importanti, fra 2 anni io ristarò qua. Penso che sono stato chiaro. Grazie Presidente, grazie Presidente. Una domanda volevo farla alla signora Anna Maria, se aveva in mente, no, di essere protagonista di un video per la campagna abbonamenti. Perché ho accettato? Perché amo il Perugia, guarda, noi abbiamo il grifo nel cuore. Ti posso dire che mia suocera è stata una donna così semplice, intelligente però, mi diceva sempre: vai con lui quando c'era la partita, e per Sant'Anna mi regalava i soldi per l'abbonamento. Poi posso dire che noi, la nostra, ve l'ho detto già, la nostra preparazione la domenica era programmata perché c'era la partita, bisognava fare tutte le cose prima, preparare il pranzo il giorno avanti, tutto prima bisognava preparare perché c'era da andare a vedere Perugia. Grazie signora Anna Maria, grazie veramente. Adesso il responsabile marketing Marco Santoboni ci illustrerà nel dettaglio com'è composta. 60 anni di abbonamento, va bene, sono contenta che ci siamo arrivati, ma 60 anni di matrimonio forse hanno durato anche per riviare il grifo. Allora, grazie signora, veramente. Lascio la parola a Marco. Oggi prima di passare ad illustrare la campagna voglio unirmi ai ringraziamenti nei vostri confronti a nome di Giorgia, a nome mio, a nome di tutta la società, perché noi ci siamo incrociati, non so se ve lo ricordate, era il termine della scorsa stagione, eravamo alle prese con un evento con un nostro partner e ci siamo conosciuti per caso, ci avete raccontato questa storia e con Giorgia abbiamo detto: noi questa storia prima o poi la raccontiamo, forse alcuni la conosceranno anche piuttosto bene, noi però volevamo raccontarla e abbiamo dovuto insistere, ecco questo lo voglio dire, perché loro non vanno alla ricerca di nessun tipo di visibilità, non volevano diventare i protagonisti neanche mediatici assolutamente, perché questo è un amore semplice e come ogni amore semplice è puro e non vuole nessun tipo di visibilità, quindi grazie ancora. E ora passiamo a vedere nel dettaglio la campagna abbonamenti, che si chiama Fedeltà, Fiducia e Passione. Questi tre sentimenti sono anche i tre nomi dei tre periodi in cui si potrà sottoscrivere l'abbonamento. Il primo periodo è quello della fedeltà, in cui si potrà sottoscrivere, rinnovare l'abbonamento, quindi confermare l'abbonamento della vecchia stagione. Sarà possibile da giovedì 6 luglio a sabato 22 luglio. Dal secondo periodo parte la vendita libera. Quindi sarà il periodo che abbiamo chiamato della fiducia, da lunedì 24 luglio a sabato 19 agosto, quindi andiamo molto vicini all'inizio del campionato che dovrebbe partire per il 25 di agosto, da lunedì 21 agosto scatta l'ultimo periodo che abbiamo definito il periodo della passione. Le tre tappe del... Sì? E mio marito dice: certo, voi ridete, ma gli abbonamenti li pago io. Li pago io. Infatti nel video non abbiamo potuto mettere tutto quanto, ma ci sono grandi cose da poter raccontare. E ecco, le tre tappe dell'estate biancorossa. Primo periodo, fedeltà, in cui si potrà esercitare il diritto di prelazione. Secondo periodo, dal 24 luglio al 19 agosto, periodo della fiducia, parte la vendita libera. Terzo periodo, in cui cambieranno un pochino i prezzi, dal 21 agosto fino al termine della campagna. Generalmente in queste stagioni siamo arrivati fino alla seconda, terza giornata in casa. Ecco qua i prezzi del periodo della fedeltà biancorossa, in cui abbiamo premiato i nostri 6.152 abbonati dello scorso anno,
avranno la possibilità di godere di una scontistica di 10 euro rispetto alle tariffe dello scorso anno. Quindi, tanto per intenderci, la curva nord intera che costava 155 euro costerà 145 euro. Sarà possibile recarsi in biglietteria dal 6 al 22 luglio e sarà anche possibile in questo periodo quello che leggete in fondo per i disabili, legge 104, dal 76 al 100% potrà essere emesso abbonamento gratuito nelle quantità previste dalle società e agli accompagnatori se previsto nel certificato. Fiducia biancorossa. È il periodo più lungo, se non vado errato. Qui comincerà la vendita libera e abbiamo scritto: questo è il periodo in cui avremo bisogno della tua fiducia, una fiducia che verrà premiata con prezzi bloccati rispetto alla scorsa stagione, quindi saranno gli stessi prezzi dello scorso anno. E rispetto al prezzo del biglietto, se torniamo un attimo dietro, è comunque oltre il 40% di sconto. Dopo scorrerà una slide in cui c'è scritto abbonarsi conviene, dopo ve lo diciamo nel dettaglio. L'ultimo periodo è quello in cui, spinti dalla passione, si va a fare l'abbonamento. Qua c'è un aumento dell'abbonamento dell'8-10% rispetto allo scorso anno, ma rimane comunque molto conveniente perché sarà un risparmio del 40% circa rispetto al costo del biglietto della singola gara. Abbonarsi conviene. Conviene nel periodo della fedeltà perché costa 10 euro in meno rispetto allo scorso anno e perché c'è tra il 40 e il 50% di sconto rispetto al prezzo del biglietto di quest'anno. Converrà nel periodo della fiducia perché ci sarà tra il 40 e il 45% di sconto rispetto al prezzo del biglietto. Converrà nel periodo della passione perché, seppur aumentato il costo dell'abbonamento dell'8-10%, rimane comunque una validissima scontistica rispetto al costo del biglietto. La Grifo Card rimane ovviamente il supporto necessario per sottoscrivere l'abbonamento, è uno strumento di fedeltà ai colori biancorossi e peraltro darà accesso anche a delle scontistiche con alcune aziende partner che segnaleremo sul sito internet a cperugiacalcio.com e anche il titolo valido poi per andare in trasferta. È possibile, un attimo, è possibile richiedere presso la biglietteria la Grifo Card che ha un costo di 10 euro, presumo che molti l'abbiano già, comunque andiamo avanti. Ecco, questo è il prezzo dei biglietti di quest'anno, quindi del biglietto singolo. Non è più previsto costo del diritto di prevendita, quindi il prezzo del biglietto è quello che leggete qui, e questo costo è aumentato tra il 3 e il 5%, 3-4,5% se non vado errato. Dove abbonarsi? Sempre alla biglietteria dello stadio Renato Curi. Qui abbiamo inserito anche alcune indicazioni, peraltro dovreste essere tutti in possesso di questo opuscolo in cui c'è scritto tutto quello che abbiamo riportato qui. Sarà possibile per il secondo anno con la Cassa di Risparmio di Orvieto rateizzare il proprio abbonamento, bisognerà recarsi in una delle filiali del Perugino della Cassa di Risparmio di Orvieto e aprendo un conto corrente con un canone minimo mensile si potrà avere una carta di credito revolving o una Mastercard con un plafond di 500 euro con cui poter sottoscrivere l'abbonamento in biglietteria e poi rimborsare il debito con comode rate da 50 euro al mese. Questa è una slide che non ho visto, però è quella relativa alle riduzioni e alle formule attive. Per quanto riguarda le tariffe del ridotto, rimangono sempre per donne over 65, disabili con attestata invalidità fino al 75% e ai ragazzi dai 5 anni ai 14 anni. Rimane la tariffa family per quanto riguarda la tribuna est e la tribuna laterale ovest, il requisito per poter accedere alla family rimane il medesimo, quindi padre, figlio padre, madre e figlio under 14, il secondo figlio under 14 per tutti i settori dello stadio pagherà 10 euro. Dopo la fortunata esperienza dello scorso anno in cui abbiamo allargato la categoria del ridotto agli universitari, Tiziana mi conferma che c'è stata una buona risposta, quest'anno abbiamo allargato, e ringrazio per questo anche per la presenza Fabrizio Rasimelli, e abbiamo allargato anche ai donatori Avis, quindi ci si dovrà recare in biglietteria, credo, con l'ultimo certificato, con il tesserino aggiornato all'ultima donazione. Ok, credo che ci siamo. Sì. Più o meno abbiamo detto tutto. Io colgo l'opportunità anche per ringraziare Diego Peoli, che è il fotografo che ci ha accompagnato nel servizio fotografico con i nostri amici. E fine.
chiedo scusa, ho letto sui giornali, devo dire che ci sono state delle belle anticipazioni sui giornali di questa campagna, quasi tutto giusto, tranne la questione della t-shirt, perché non ci sarà una t-shirt, ci sarà in realtà un portachiavi o un porta badge, non so. Quindi questo, quando si andrà ad acquistare l'abbonamento, si riceverà appunto il portatessere con la grifo card all'interno e questo portachiavi. Grazie Marco. Grazie. Se ci sono domande da parte dei giornalisti. Al presidente. Siamo dotati. Non ci offendiamo se parli del progetto tecnico. No, no. No, abbiamo dato spazio prima alla campagna, certo. Ovviamente, ma sono venuto anche per quello, chiaramente. Anche perché è un pochino che non venivo, insomma, in conferenza, qualcuno si era preoccupato anche di questa mia assenza, quindi prego. Vai. Possiamo, anche se ancora non è stato presentato, chiederti la scelta dell'allenatore, come avete scelto Federico Giunti e cosa gli chiedete? Ma guarda, le domande sull'allenatore non è che non voglio rispondere, abbiamo una conferenza stampa ad hoc che è stata fissata per il 12 luglio, a questa rispondo ovviamente, dico perché, perché credo che sia la scelta giusta, sono circa 3 anni che ci giriamo intorno a questo ragazzo, a questo allenatore, per diciamo in alcuni momenti ho ritenuto che era un pochino presto, quindi poi la decisione è stata messa da parte sul suo nome, oggi pensiamo che sia il momento giusto per dargli questa grande possibilità, speriamo anche che non ci abbandoni troppo presto, anche se è vero che quando se ne vanno troppo presto è perché hanno fatto benissimo, quindi non so che cosa augurarmi. Sinceramente auguro il meglio per noi, ovviamente per il Perugia. C'era riferimento a Pocchi? Beh, certo, sì. Beh, ha fatto benissimo, è andato in Serie A e insomma, quindi... La domanda è più l'orgoglio per aver dato un allenatore alla Serie A o un dispiacere di averlo perso? La delusione per... Siccome la prima parola è fedeltà lì. No, è vero. Signori, noi siamo abituati a questo, sinceramente. È la prima volta che ci capita con un allenatore, ma da quando ho la presidenza di questa società mi sembra che abbiamo messo 16 calciatori in Serie A. Quindi siamo abbastanza abituati. Ogni volta che accade, sinceramente, c'è sempre tanto dispiacere, perché poi è ovvio che si fa un lavoro pensando sempre ad una durata di quel tipo di lavoro, no? Soprattutto per chiudere un progetto, per chiudere un triennio che noi speravamo di poter fare insieme a Christian in questo caso. Però è così, signori, è così, noi dobbiamo esserne soltanto che orgogliosi e fieri di quello che è accaduto. Il dispiacere può essere il mio, che magari non ho potuto ultimare il lavoro, però come si fa poi a tarpare le ali ad una persona e ad essere con la coscienza a posto? Io sinceramente mi sono chiesto questo prima di liberarlo. Alla fine l'ho liberato, quindi credo più l'orgoglio, per rispondere alla domanda, piuttosto che il dispiacere, anche perché, come si dice a Roma e penso in tutta Italia, morto un papa se ne fa un altro, insomma non è che possiamo stare a piangere qui troppo, anche perché, e qui lo dico in maniera orgogliosa, evidentemente se accadono spesso queste cose c'è pure una società che qualcosina faccia, no? Quindi speriamo di poterlo ripetere con Federico. A proposito di Bucchi, Sassuolo, e non dimentichiamoci mai comunque che le partite le vincono i giocatori, perché sennò altrimenti passa un messaggio che non mi piace che non passi. Ragazzi, non ci dimentichiamo che il calcio, in campo ci vanno i calciatori, e noi dell'annata dello scorso anno dobbiamo ringraziare i calciatori che abbiamo avuto più di ogni altro elemento.
che poi gli altri sono allenatore, società. Però signori, se non si parte da una base di grandi calciatori, di giocatori importanti, si fa fatica poi a far incastrare tutte le altre cose. E noi di quella rosa abbiamo e terremo il 70-80%. Quindi adesso sarà importante anche da parte vostra, cioè del tifoso, far capire che nulla è stato fatto a questi ragazzi e tanto dobbiamo ancora fare, perché devono essere bravi a ritrovare gli stimoli che hanno avuto quest'anno per non far ricapitare situazioni spiacevoli che sono anche successe lo scorso anno, vedi Trapani, vedi, ma sono all'ordine del giorno nel calcio, no? Una squadra che arriva molto vicino all'obiettivo, la stagione dopo corre il rischio di perdere gli stimoli. Quindi adesso la società, la tifoseria e l'allenatore deve essere in primis molto bravi a far ritrovare questa cosa ai nostri calciatori, perché ne stiamo tenendo circa il 70%. Dopodiché ci sarà la bravura di Giunti e ci sarà la bravura della società. Io infatti a Giunti gli ho detto: Federico, tu qui devi portare minimo 6 punti, la società altri 6 minimo, e poi gli altri li devono fare i calciatori. Quindi speriamo che non sbagliamo a sceglierli, perché se no è troppo semplice, basta indovinare l'allenatore, non è così. A proposito di Bucchi Sassuolo, visto che insomma sappiamo che lei ha fatto, diciamo, uno sforzo, però insomma si è comportato in maniera molto signorile, diciamo, col Sassuolo, mi chiedevo se non se si aspetta qualcosa di particolare, però sapendo insomma anche dell'interesse per Di Chiara, sapendo un po' di quelle che possono essere le dinamiche, capire se è un po' infastidito per la situazione che si è venuta a creare proprio intorno alla possibile cessione di Di Chiara, o se fa parte del gioco anche questo. No, assolutamente no. Una cosa è certa, io determinate promesse non le farò più, perché poi mi conosco. Le promesse vanno mantenute davanti a un bambino di 2 anni, vanno mantenute da fronte a una persona di 80 anni e vanno mantenute di fronte ad un uomo di 40. Io mi ero, diciamo, se così si può dire, esposto, promettendogli di liberarlo se fosse arrivata una Serie A. Potevo non farlo, perché nel calcio di queste situazioni se ne vivono ogni minuto, no ogni giorno, ogni minuto, potevo anche non farlo. Non è così poi, perché secondo me una persona si deve comportare in maniera corretta, a prescindere poi dalle entrate economiche che ci possono essere dietro, e ho liberato Christian come avevo promesso, gratuitamente. Non ripeterò più questo errore, perché io aggiunti non farò alcun tipo di promessa, perché se dovesse riaccadere, io credo che è giusto che il Perugia venga in qualche modo soddisfatto anche a livello economico, se gli viene, diciamo, preso l'allenatore o il giocatore di turno che possa comunque ambire a fare la Serie A. Quindi questo è per chiarimento. Il secondo, no, non c'è nessuna, diciamo... No, perché, ma Domenico, i soldi nella vita sono sempre spartiacque importanti. Se c'è un discorso economico tra la cessione di un calciatore, non ci può essere un regalare i soldi perché io ho ceduto l'allenatore in maniera gratuita. Il Sassuolo è interessato a Di Chiara, come lo sono interessate altre 4 società di Serie A. Noi abbiamo comunque chiesto una cifra. Diciamo che il giocatore deve essere pagato per quello che noi stiamo chiedendo. Se non sarà così, Di Chiara a noi ci serve. Quindi in questo momento il Perugia non ha un assolutissimo bisogno di vendere. È chiaro che è una società che deve fare plusvalenze per poter arricchire il proprio capitale, per poter arricchire le proprie strutture, per poter arricchire la propria squadra, per poterla migliorare. Però oggi noi non siamo nella condizione di dover svendere. Noi siamo nella condizione di una società importante di Serie B che è propensa a fare plusvalenze. Questo non significa svendere. Quindi se il Sassuolo o le altre società interessate pagheranno la cifra che il Perugia ritiene congrua,
l'operazione si farà a prescindere dalla situazione Buchi. No, per integrare, però se ha detto che non ripeterà più quello che ha, diciamo, promesso a Buchi, cioè perché? Nel senso, c'è qualcosa che le ha fatto cambiare idea da poco, dopo quello che è avvenuto? No, l'ho appena spiegato, perché le promesse vanno mantenute, però non è nemmeno corretto poi liberare un tesserato gratis. L'ho dovuto fare per la promessa fatta. Okay. Quindi, cioè, per non ripetere l'errore in quel senso lì, Domenico, ma non è che me ne sono pentito o ci sono stati problemi di altra natura, insomma, ecco. Anche se non ti nascondo che comunque sia, ho aperto un bellissimo rapporto con una società importante di Serie A, che alla fine, signori, i soldi sono importanti, ma nel calcio sono importanti anche i rapporti, perché molte volte con un rapporto si può arrivare ad andare a far andare in porto una situazione che sarebbe stata difficile a livello tecnico. Quindi ben venga il rapporto con il Sassuolo, ne abbiamo uno importantissimo con l'Atalanta, ne abbiamo uno importante da sempre con la Juventus e con la Roma. Insomma, il Perugia è ben voluto un po' da tutti, ecco, anche perché siamo una società comunque che poi alla fine fa il lavoro che deve fare. Cioè, comunque quando i calciatori vengono qui vengono valorizzati al 90% dei casi. Tornando un secondo al discorso di prima, all'incidenza dell'allenatore, per cui sei d'accordo con quello che diceva Ilario quando parlava di un 10-15, massimo 20% dell'allenatore sul risultato globale? No, perché ti spiego, Carlo, perché se invece lo sbagli è drammatica la cosa. Può variare. L'allenatore è importantissimo, ma è riduttivo portarlo in percentuale, capito? Perché un'annata può essere importante il 5, un'altra può essere importante l'80%, un'altra può essere anche devastante. Un allenatore ti può fare anche retrocedere. Quindi sotto questo aspetto l'allenatore è fondamentale, però poi quando si raggiungono dei risultati, quello che ho detto prima, è riduttivo pensare che sia l'allenatore. Cioè, ci vogliono i calciatori, signori, perché altrimenti la società sbaglierebbe a lavorare. Perché se noi partiamo con il piede convinti che se indoviniamo l'allenatore tutto il resto viene di conseguenza, no. Io sono stato chiaro con Roberto, dico: Roberto, la situazione è questa, ma sappi una cosa, che qui dobbiamo pensare ai calciatori noi, perché il nostro primo impegno, il nostro primo lavoro è sempre quello di individuare i calciatori che facciano al nostro caso. L'ultima volta mi pare che ha parlato di mercato, ha parlato di colpetti, conferma? Cioè la stessa, non il colpo ma i colpetti, stessa strategia. No, quando l'ho detto, sì, perché mi pare a gennaio, vi ricordate tutto, insomma, voi mi mettete in difficoltà poi. Ho detto colpetti. Rifaremo tanti colpetti. No, ma noi siamo la società dei colpetti. Presidente, buonasera. So che a lei non ama molto parlare del passato. Oh, dove? Non mi aveva visto. No, io sto qui dietro. È spento. Come arriva lui, usciate qualcosa. Bentornato. Grazie. So che non ama molto parlare del passato, però siccome non c'è stata l'opportunità, quella fatica, brutta serata del 30 maggio, volevamo sapere un commento a questa, non fine di un sogno, perché comunque mi ha detto lei il sogno, per i tifosi già la Serie A l'hanno avuta, però soprattutto per lei era un sogno molto importante quello della Serie A. Quindi volevamo sapere un commento su come su quell'epilogo, se c'era da riproverarsi qualcosa, da riproverarsi qualcosa ad altri. Questo. Quando si perde una partita, quando si perde un playoff, c'è sempre qualcosa da recriminare, perché altrimenti non avremmo perso, avremmo vinto. Sono stato una settimana in stato confusionario, si può dire questo?
Ok, bene. Allora, penso che il 99% di voi, di tutti i perugini, di tutti i tifosi, sappiano di cosa parlo. Poi dopo alla fine bisogna andare avanti, perché comunque sia la vita non finisce, no? Non finisce in situazioni molto più drammatiche, figuriamoci per una partita di calcio. Dopo però, dopo il settimo giorno comincia quello che tu mi stai chiedendo: che cosa ho fatto, che cosa non ho fatto, che cosa potevo fare, che cosa non potevo fare. Alla fine la verità è che non ci sono risposte, perché se ci fossero state, ripeto il concetto, non avrei fatto determinati errori, per quanto mi riguarda nel mio ruolo, perché io comunque sono un presidente, non sono né l'allenatore né il calciatore o né il direttore sportivo. Poi da quello che posso aver visto dalla tribuna, sicuramente durante la partita non mi è piaciuto l'approccio, ma questo per essere chiaro, perché a me mi piace che il tifoso sappia anche il mio pensiero. Io non voglio adesso le critiche, non credo, no, assolutamente no, però mi hai fatto una domanda specifica e mi è piaciuto molto un nostro amico, amico della società, anche mio personalmente, una frase di un direttore sportivo molto importante ed esperto, e incontrandomi dopo qualche giorno mi disse: Massimiliano, ma che cosa avete fatto? Detto: direttore, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo perso. Dice: sì, ma vi posso dire una cosa, per le prossime volte, questo è un direttore che ha vinto nella sua storia, non sto parlando di uno comunque, cioè, 60 anni, ecco, 30 di calcio. Dice: guarda che digli ai tuoi, compresi direttore e allenatore, che le guerre si sono vinte con le battaglie fatte all'alba, non il tramonto. Che voleva dire? Le partite si vincono al primo tempo, non al secondo. Quindi da lì io ho capito il messaggio e devo dire che sinceramente forse l'approccio poteva essere diverso. Anche se però poi alla fine io ero convinto di fare il 2-1. Se avessimo fatto quel 2-1, anche se mancavano 3 minuti e stavamo in tempo di recupero, ma la palla è entrata dentro l'aria 4-5 volte di seguito, loro comunque erano, diciamo, quasi arresi, li vedevo proprio allo sbando. Anche loro si aspettavano quel gol, li vedevo così io. Se ci fossimo riusciti, di che parlavamo? Parlavamo di niente, io stavo su tutti i giornali, ero l'eroe, e invece oggi sono il povero tonto che un'altra volta ha perso i playoff. A palla è rotonda, però mi piace questo mondo, mi piace questo sport perché c'è la palla rotonda, perché se fosse quadrata sarebbe tutto più semplice e io non mi divertirei, e forse nemmeno voi, malgrado si soffra, perché quel giorno abbiamo sofferto tanto. Io direi che ci siamo, possiamo chiudere. Vai Remo, che so, no, sono pronto. No, hai messo in fila delle società, Sassuolo e qualcuno arriverà comunque, penso. Atalanta e qualcuno arriverà comunque, penso. Juventus e qualcuno arriverà comunque, penso. Roma, qualcuno arriverà. I nomi sono stati fatti, li ripetiamo: Verde della Roma, Cerri e Brignoli della Juventus, dell'Atalanta. Non so se Emanuele o qualcun altro, la Sassuolo qualche giovane. Prima hai detto rimarranno il 70% dei giocatori dell'anno scorso. In questo 70% c'è Brignoli, per esempio, e c'è Dezzi, e semmai perché non c'è Dezzi? Di quelli che avete mollato l'anno scorso sembra chiaro che Nicastro non fa più parte, credo, di questo progetto. Forte è andato altrove. Ecco, una precisazione su questi fronti e sul fatto che io credo che quest'anno invece non farai piccoli colpi, ma farai anche qualche colpo grosso. Ma guarda, io voglio chiarire sta storia dei colpi, perché per me è fondamentale sta storia dei colpi, perché il tifoso, a parte che il tifoso ha capito, siamo ovviamente le persone che del settore che giocano sempre sulle parole, perché è chiaro. Poi Remo, tu sai quanto ti stimo. Allora, ma secondo voi, quando abbiamo preso Falcinelli, la verità, rispondetemi voi, era un colpo, un colpone o un colpetto? Un colpo. Un colpo.
Ok, era un colpo. Quando abbiamo preso Politano, che cos'era? Corpetto. Quando abbiamo preso Brignoli a gennaio? Era un colpone? Non credo, Remo. No, mi dispiace, non sono d'accordo. Ecco, oh, Remo, mi hai anticipato. Il colpetto o il colpone lo determina l'annata calcistica del giocatore. Quindi oggi venirmi a dire che cosa farà il Perugia, il colpetto, il colpone o il colpo, ma io ti dico, Remo, per noi dirigenti, cioè per le persone che fanno il mercato, il Perugia farà 6-7 colponi, perché, ma altrimenti io, scusatemi, e poi è semplice il discorso, no? Perché adesso dimentichiamoci il calcio, ma siamo tutti persone intelligenti e maggiorenni. Se a voi vi mettono sotto gli occhi un contratto da firmare a cifra X, comunque che però poi vi dicono guarda che poi lo devi pagare tu perché stai firmando, e sapete che quella persona non serve, è un colpetto, te sta antipatico, non ti piace, ma voi firmate, o firmate perché siete convinti che è bello, c'ha gli occhi azzurri, è un colpone, è un grandissimo giocatore e possibilmente ti farà fare pure una plusvalenza. Per me, Remo, sono tutti colponi, se no non posso pensare che un presidente firma un contratto a un calciatore che pensa che sia un colpetto. Quindi giocare su questa parola credo che sia inutile. Il colpone quale potrebbe essere? Il giocatore affermato dalla Serie A che però dopo mi farà prendere l'applauso perché poi ci sarà i social, grande presidente, oppure ci sarà il giornale che in prima pagina dirà Santo Padre ha deciso di spendere milioni che volano a destra, a sinistra. Arriva questo, magari 35 anni, 36 anni, comincia, quando sono venuto, facevo la Coppa Campioni, ma chi me l'ha fatto fare? No, e io sto lì che gli pago pure lo stipendio. No, calma. No, con questo non sto dicendo che non vanno presi, sto dicendo calma con attribuire un aggettivo importante soltanto perché lo leggiamo letto su un curriculum scritto su internet, su, capito? Quindi il Perugia farà i calciatori che penseremo siano forti. Questa è la verità. Poi a gennaio incominceremo a parlare di colpetti, colponi o colparelli, perché già comunque ci sono 6 mesi per poter valutare quello che abbiamo combinato, e se ci sarà bisogno interverremo come abbiamo sempre fatto. E poi c'è sempre il solito furbacchione che dice ecco Santo Padre a inizio risparmia poi spende a gennaio, ma io a gennaio non vorrei fare proprio niente. Purtroppo è vero, sono 3 anni che dobbiamo fare tanto, perché evidentemente d'estate non abbiamo lavorato molto bene, questa è la verità. Quindi speriamo che questa sia l'estate che lavoreremo in maniera importante e a gennaio faremo poco. Perfetto. Ecco, dopo si ritorna ai 3 concetti base, no? Questo ritorna tutto alla fiducia. Quando uno fa l'abbonamento, no? E noi chiamiamo le tre sezioni, una di quelle è fiducia, ecco, in questo senso è anche fiducia nei dirigenti, soprattutto perché sapete benissimo che giugno, luglio e agosto sono i mesi dei dirigenti, poi dopo comincia il campionato, bene o male è il mese degli allenatori e dei calciatori, tutto il resto, anche se poi la dirigenza deve lavorare, deve stargli accanto, li deve supportare, li deve far sfogare, li deve indirizzare, gli deve aiutare a capire quali siano le priorità, però il lavoro importante è questo, ecco, quindi fiducia in Massimiliano, fiducia nei direttori, fiducia in Santo Padre, nelle persone che dirigono questa società. Anche perché la classifica del campionato scorso, alla fine della giornata andata, diceva che le prime 4 erano Frosinone, Benevento, Verona e Spalle.
che era quarta, quindi tre di queste sono andate su. Evidentemente il fatto di dire spesso, non bene, in generale, che il girone di ritorno è un altro campionato, secondo me è vero fino a un certo punto, cioè partire bene, fare un girone d'andata alla grande è un bel piattimo. Ma io credo che sia importante tutti e due i gironi. Noi abbiamo fatto 30 punti al girone d'andata e 35 al girone di ritorno, cioè voglio dire, se ne facevamo 20 al girone di ritorno è chiaro che non avremmo fatto questo campionato, cioè sono tutte chiacchiere che lasciano il tempo che trovano, cioè, bisogna poi le partite, bisogna vincerle, bisogna che la palla entra dentro la porta, che bisogna avere l'annata giusta, il colpo di fortuna al momento giusto, perché noi non è vero che non siamo stati fortunati, perché noi in alcune partite il Perugia quest'anno è stato molto fortunato, purtroppo non lo è stato nella partita fondamentale e conta anche quello quando ti arriva il momento fortunato, perché forse sarebbe stato meglio arrivare sesti però poi non aver avuto quell'infortunio a Benevento oppure il colpo di testa sbagliato, cioè ragazzi, così. No, giusto per integrare il discorso precedente, quando si parla di colpi, adesso lasciamo perdere i termini, però nella sua storia, nella storia di questo Perugia c'è stato anche questo, cioè, o meglio. E ancora lo sto pagando. Oh, volevo dire, no? Appunto. No, è la verità. No, noi parliamo di, appunto, dicevo, era per capire, giocatori dal curriculum, diciamo, già importante, no? Quindi penso di aver capito che, diciamo, la strada è un pochino quella che ha portato ai vari Politano, eccetera, eccetera. Però al di là di questo, Brignoli, visto che è un colpo, lo farà, si farà, visto che sono anche, penso, momenti decisivi. Stiamo facendo di tutto per farlo. Ragazzi, mettiamoci in testa che ci sono le controparti. Noi stiamo facendo del tutto per farlo. Abbiamo fatto tutti gli sforzi economici che dovevamo fare, abbiamo raggiunto tutte le cifre che ci sono state chieste. Adesso, signori, dipende anche dal procuratore e dal giocatore. Quindi con la Juventus? Con la Juventus, bene o male, l'accordo c'è, bene o male, dico, perché poi alla fine comunque c'è anche la società detentrice del cartellino che comunque ha sempre l'ultima parola. Quindi, signori, il giocatore ci ha sempre detto in B vado solo a Perugia. Ragazzi, diciamo che stiamo lì per chiuderla, ma non è ancora chiusa. Il ragazzo si è comportato sempre in maniera non corretta con noi, di più. Ci ha sempre detto tutta la verità e noi questo lo accettiamo e gli vogliamo bene. Sta solo un attimino capendo se ci fosse ancora l'ultima possibilità per fare la Serie A. Se non ci dovesse essere, viene a Perugia. Ok. Dezzi, diciamo idem, è in attesa della Serie A. Grazie a tutti, perfetto. Buonasera, grazie a tutti. Vi ricordo. Soltanto ricordare che questo sabato, ci sarà praticamente una grande festa. Non dico un evento perché sarà una giornata ricca di eventi. Celebreremo l'anniversario del Museo del Perugia che fa un anno, poi ci troviamo proprio qua, quindi a maggior ragione. E con Carlo, Giulietti, Claudio e Ilvano Ercoli, tutta la commissione del museo, abbiamo insomma preparato anche delle sorprese. Ci sarà anche il presidente che presenzierà la presentazione della nuova maglia ufficiale alle 18 questo sabato, quindi aspettiamo tutti quanti, mi raccomando. Grazie. Buonasera.